Ma buongiorno, buongiorno, bentornati su questo nuovo video, ma soprattutto bentornati sul mio canale, il canale di Valerie Fitness. Era effettivamente da un sacco di tempo che non prendevo la telecamera per girarvi un vlog, un classico vlog, quello a cui siamo abituati, ed oggi è un vlog particolare perché stiamo per affrontare un argomento di cui sto parlando tanto in questo periodo su Instagram e che volevo appunto portare anche qui su YouTube. Quindi il classico Physique Update, ce ne sono tantissimi su YouTube di questo format, il classico Physique Update in cui parliamo e valutiamo insieme quali sono i cambiamenti fisici e quello che mi ha portato ad avere il fisico che ho adesso. Oggi però, oltre a questo, voglio rispondere anche ad alcune domande che mi avete fatto su Instagram, sempre riguardo all'argomento fisico, a come accetto il mio corpo, a come ho accettato i cambiamenti fisici che ci sono stati sul mio corpo negli ultimi anni, perché se non mi conoscete da molto e avete iniziato a seguirmi solo da qualche mese o forse da un annetto, forse non sapete che io nel mio passato sono stata anche un'atleta bikini. Il canale è nato principalmente per condividere quelle che erano le mie preparazioni, quindi un sacco di cosa mangio in un giorno, di video allenamento, e i più fedeli sicuramente se li ricorderanno. Nel corso degli anni ovviamente sono cambiate, i miei obiettivi sono cambiati e così anche il mio fisico. Ma come ci si può accettare passando da un corpo tra virgolette, tante virgolette, quasi perfetto, come appunto quello delle bikini, ad un corpo decisamente normale, con qualche chiletto in più, appunto come il mio? Oggi lo vediamo insieme e sicuramente vi farò vedere anche quella che è la mia giornata tipo, quindi finalmente un altro cosa mangio in un giorno, quindi vi farò vedere cosa mangio e vi farò vedere anche una sessione di allenamento perché nel pomeriggio ci alleneremo. Ma bando alle ciance, iniziamo subito con il motivo per cui sicuramente avete aperto questo video e cioè il Physique Update. E mentre scorrono le immagini del mio physique update, rispondiamo a qualche altra domanda che mi è stata fatta sempre su Instagram. Una tra queste è: come fai ad accettare la cellulite e la ritenzione idrica sul tuo corpo? In realtà non c'è niente da accettare, nel senso, è normale che quando la vedo preferirei non averla. È normale che se sto facendo quello che sto facendo, cioè mi sto rimettendo un attimo in sesto, sto ricominciando a fare più attenzione a quello che mangio, mi sto allenando in maniera molto più frequente, è perché voglio eliminare la ritenzione idrica e la cellulite dal mio corpo, quindi io non la accetto. Ma se c'è, non ne faccio un dramma. Se ho della cellulite o della ritenzione idrica, come state vedendo in questo momento, comunque non ho un fisico super snello. In questo caso io cosa faccio? Semplicemente accetto il fatto che questo è dovuto al fatto che io magari adesso sono serena, vado più spesso a cena fuori, organizzo grigliate con gli amici, organizzo degli aperitivi, organizzo delle serate appunto con i miei amici, io con le persone a cui voglio bene, e questo mi porta ovviamente a non seguire una dieta super rigida, mi porta a dire di sì alle uscite e agli amici e ovviamente ha delle conseguenze anche sul mio fisico, ma non ne faccio un problema visto che sono la conseguenza di momenti felici e spensierati insieme. L'argomento cibo, l'argomento corpo soprattutto, desta molto interesse, specialmente su Instagram, e in tante ogni giorno mi chiedete dei consigli, soprattutto su come accettare i cambiamenti del proprio corpo. Vi ho fatto delle domande appunto su Instagram e andiamo a rispondere ad un paio di queste, mentre ovviamente finisco di mangiare il mio couscous con verdure e carne. La domanda più gettonata è: come hai affrontato il cambiamento quando il tuo corpo da bikini è diventato meno definito? Chi mi segue da poco su YouTube sicuramente non si ricorderà e non saprà che io ho un passato da atleta bikini. Chi sono le atlete bikini? Sono le ragazze che gareggiano nel mondo del bodybuilding, quei corpi e quei fisici statuari che appunto vedete sfilare in bikini nelle gare di bodybuilding. E mi divertivo tantissimo quando appunto facevo le gare e ovviamente avevo un fisico ben diverso rispetto a quello che ho adesso. Come ho affrontato il cambiamento? Beh, l'ho affrontato
affrontato nel corso del tempo, perché il cambiamento da fisico da bikini a fisico, diciamo, più normale, da ragazza normale che si allena ma a cui piace anche mangiare e si vede, è avvenuto nel corso del tempo. Sono passata appunto dal voler gareggiare a dire basta, non voglio più gareggiare, a vedere il mio fisico piano piano che tornava ad avere delle sembianze un po' più femminili, che rispecchiano l'idea di corpo in salute, fino poi al voler gareggiare nel mondo del powerlifting, quindi a focalizzarmi molto di più sulla performance piuttosto che sul fisico. Come ho affrontato questo cambiamento? Ovviamente, essendo un cambiamento che è avvenuto nel corso del tempo, sono riuscita ad abituarmi piano piano al cambiamento e adesso accetto il mio corpo esattamente come lo accettavo 3 anni fa quando gareggiavo. Accetto il mio corpo, mi piace esattamente come mi piaceva 3 anni fa quando gareggiavo, e anche se ho delle imperfezioni in più, come avete visto, non ne faccio un problema, perché do valore, do molto più valore a quello che c'è intorno al mio fisico piuttosto che al fisico stesso. Nonostante io abbia messo su qualche chilo, ho mantenuto le mie amicizie, ho mantenuto il mio profilo da fitness influencer, ho avuto delle persone accanto che mi hanno amata nonostante il mio fisico non fosse quello di una bikini, ho al mio fianco persone che comunque mi vogliono bene e che non hanno mai posto problemi riguardo al mio fisico, non gliene frega niente se peso 45 kg o 55, e non me ne frega niente a me. Nel momento in cui io sto bene con me stessa e nella mia vita, al di là del mio corpo, a me va bene. Quindi possiamo dire che il passo principale da fare per poter accettare i cambiamenti del proprio corpo è accettare la propria vita in sé, andare a focalizzare il proprio interesse su tutto ciò che c'è intorno al proprio corpo e non sul corpo stesso, avere altri interessi oltre allo specchiarsi ogni 5 minuti e soprattutto, se vi allenate, se fate una dieta, fatelo perché amate il vostro corpo e non perché lo odiate. Comunque, per darvi un update anche della mia dieta, principalmente si basa su proteine magre, proteine animali e vegetali magre, carboidrati complessi, quindi integrali eccetera, può essere il riso, può essere la pasta, può essere il couscous, può essere il pane, possono essere le friselle, può essere qualsiasi tipo di carboidrato, e tanta verdura. Un'alimentazione normale. Rispetto a prima, quello che faccio è che adesso sgarro un po' di meno. E a proposito di sgarri, sempre su Instagram mi avete chiesto: riesci ad essere davvero serena quando sgarri, cioè zero sensi di colpa? Come ve lo devo dire? Come posso spiegarvi il mio concetto di sgarro? È normale che quando magari mangio qualcosa di fritto, magari quando mangio pizza più gelato, le patatine, mi sento in colpa, ma esattamente come si sente in colpa anche mia nonna quando al pranzo di Natale mangia molto di più rispetto al solito, quando in un pranzo normale a casa mangia più pane del solito e poi alla fine del pranzo dice: oh mio Dio, quanto ho mangiato, non avrei dovuto mangiare così tanto. Mia nonna, che del suo fisico se ne frega ben poco. Sentirsi in colpa dopo aver sgarrato, comunque dopo aver mangiato tanto, non è qualcosa di così strano e di cui bisogna preoccuparsi. Oh mio Dio, mi sento in colpa, quindi forse ho dei disturbi o dei problemi. Assolutamente no. Sentirsi un po' in colpa dopo aver mangiato tanto è qualcosa di assolutamente normale, che ho io, che hai tu, che hanno tutti, e vi dico, persino mia nonna, mia mamma, mia zia, mio padre, tutti ci sentiamo in colpa dopo aver mangiato tanto. È assolutamente normale. Il fulcro del discorso è non farne una tragedia, non adottare dei comportamenti compensatori, non affamarsi dopo perché si è mangiando un po' di più prima. Quindi l'idea di sentirsi in colpa è una cosa assolutamente normale. Anche io, se mangio il pollo fritto, se vado da KFC e mi mangio il pollo fritto, mi sento in colpa perché dico: cavolo, ho mangiato la frittura, al mio corpo non farà bene, ma al mio corpo, non al mio lato estetico. Ma ecco, per rispondere alla domanda specifica, sentirsi in colpa non è una tragedia. Tutti ci sentiamo in colpa dopo aver mangiato qualcosa in più, dopo aver mangiato tanto, dopo aver mangiato magari delle schifezze, del fritto, del cioccolato, ma l'importante è non farne una tragedia e soprattutto l'importante è non assumere dei comportamenti compensatori che appunto possono sfociare in disturbi del comportamento alimentare,
se questi poi vengono protratti nel tempo, comunque vengono fatti molto di frequente. Ovviamente quando parlo di sgarri non parlo delle abbuffate, non parlo di binge eating, non parlo di disturbi del comportamento alimentare come la bulimia per esempio, ma parlo semplicemente del vado a cena fuori al sushi e mi sfondo di sushi, ma chi se ne frega, vado a KFC e mi mangio il pollo fritto, ma chi se ne frega. Quella non è per me una abbuffata, quella è un vado fuori e sgarro, fine. Tipo Ollie, quando si mangia la scatoletta più tutte le crocchette, cioè tu non ti senti un po' in colpa, eh? Eh? Non ti senti un po' in colpa quando mi freghi il mio pollo? Eh? Non ti senti un po' in colpa? No? Va bene. Comunque, per tornare alla questione physique update, per tornare alla questione nuove abitudini, dopo appunto la quarantena, dopo il periodo di ripresa post quarantena in cui tutti siamo andati a mangiare il sushi, quindi tutti siamo andati a mangiare la pizza, dopo questo periodo appunto adesso che mi sto un attimo riprendendo le buone abitudini, come si struttura la mia giornata? Allora, principalmente in questo modo, adesso vi dico la mia giornata tipo, mi sveglio piuttosto tardi devo dire in questo periodo perché vado a letto un po' più tardi, perché adesso la sera magari esco, faccio cose, quindi vado a letto verso le 2, le 3 e la mattina non mi sveglio prima delle 10. Quindi mi sveglio, sistemo casa, mi sistemo, faccio la mia beauty routine e non faccio colazione. In questo periodo ho preso l'abitudine di non fare colazione, quindi mangio direttamente alle 13. Faccio una sorta di digiuno intermittente fondamentalmente, perché la sera mangio intorno alle 8:30, quindi alle 21 ho finito di mangiare e rimangio poi successivamente alle 13, quindi passano esattamente 16 ore. Non è voluto, non è calcolato, ma è così, quindi faccio una sorta di digiuno intermittente. Poi, nella maggior parte dei casi, bevo il caffè, come vedete, bevo il caffè, mi riposo un attimo, magari sistemo delle cose al computer, contatto brand, agenzie, rispondo alle mail, bla bla bla, e poi mi vado ad allenare. Ho appena finito di mangiare questa, sono dimenticata di farvela vedere. Allenamento molto buona, perché è una barrettina d'avena, quindi ricca di carboidrati, per allenamento e post allenamento in realtà è ottima. E di MyProtein, come sempre vi lascio giù nel primo links, nel primo link nel box informazioni, il link diretto appunto al sito con il mio codice sconto ValerieFitness che vi dà sempre lo sconto maggiore presente attualmente nel momento in cui vedete questo video sul sito. In questa settimana ci sono degli sconti molto convenienti, quindi andate a vedere. In queste settimane, mesi di quarantena, mi sono allenata e ho imparato a fare un sacco di trazioni, sono diventata fortissima. Oppure no. A parte gli scherzi, durante la quarantena mi sono allenata come molti di voi in casa, non avevo accesso a questa palestra, quindi non potevo insomma allenarmi con i pesi, fare trazioni o comunque allenarmi diciamo come sono sempre stata abituata, però mi sono adattata tantissimo con l'allenamento a casa e per questo vi tengo in serbo una piccola sorpresa che però vedrete sia su Instagram che qui su YouTube fra qualche giorno, quindi se non mi seguite ancora sia su Instagram che su YouTube fatelo perché ci sarà una bella sorpresa per tutti coloro che si vogliono allenare anche in casa durante le vacanze. Ad ogni modo, non esiste un allenamento perfetto, non esiste un allenamento giusto o sbagliato per ognuno di noi, esiste l'allenamento che ci diverte, questo ci tengo tantissimo a dirlo, quindi trovate un allenamento o comunque uno sport in generale che vi possa divertire e che vi faccia fare movimento, quindi attività fisica per mantenervi in salute. Noi oggi facciamo squat, stacco, panca, no, non è vero, oggi facciamo solo stacco, facciamo un po' di trazioni, faremo un po' di complementari in generale, tanto per tenerci un attimo attivi. Sto continuando a fare comunque powerlifting, nel senso che faccio squat, stacco e panca come fondamentali con un po' di tecniche insomma per la forza, però adesso mi sto allenando molto a corpo libero, anche perché, come vi anticipavo prima, tra poco ci sarà anche una piccola sorpresa sempre dedicata al corpo libero. Quindi partiamo con l'allenamento. Alla fine, un'ora e 45 solo di stacchi. Tolti, vabbè, facciamo 20 minuti di riscaldamento e corda iniziale, però sono contenta perché sono riuscita a tirare su 85 kg e
nonostante il mio massimale in gara sia 100 kg, 85 non li facevo da un bel po', e forse l'ultima volta non sono saliti, quindi sono molto contenta. Volevo rispondere ad un paio di domande che mi sono state fatte appunto sempre su Instagram riguardo all'allenamento. Al momento hai degli obiettivi in termini fisici e come ci stai lavorando? Allora, come vi ho detto anche su Instagram, al momento come obiettivi fisici, quindi nel breve termine, ho semplicemente quello di eliminare un po' di ritenzione e di acqua. E come ci sto lavorando? Semplicemente con appunto allenamento e con una dieta un po' più pulita, tra tante virgolette, quindi eliminando gli sgarri un po' più quotidiani e lasciando magari soltanto qualche sgarro a settimana, come sempre mi si è anche scaricato il telefono nel frattempo, quindi cercherò di ricordarmi anche qual era l'altra domanda a cui volevo rispondere, ma non me lo ricorderò mai, quindi ci vediamo direttamente su quando metterò in carica il telefono. The next day. Buongiorno, è l'alba del giorno dopo, è così tanto l'alba che sono le 11:20. Comunque, momento integrazione, vi dico cosa sto prendendo in questo periodo come integrazione. Allora, The Joint, questo è ottimo per le articolazioni, per chi come me fa anche pesi abbastanza elevati, quindi squat, stack e panca con pesi comunque non irrisori, non pesetti da 2 kg, oppure per chi fa tanto corpo libero, questo è ottimo appunto per salvaguardare le articolazioni. Poi uso lo zinco e magnesio, questo mi serve perché in questo periodo stavo notando un po' di fatica, mi sentivo un po' affaticata, quindi il magnesio è davvero ottimo, soprattutto per noi donne, per appunto non sentirsi affaticate, lo prendo la mattina o comunque verso metà mattinata. Sto utilizzando ormai da questo già il secondo mese Air Skin and Nails, questo è un integratore per capelli, unghie e pelle, mi trovo davvero benissimo, ho riscontrato davvero tanti benefici da quando utilizzo questo integratore, soprattutto sulle unghie che si sono rinforzate tantissimo, i capelli sono cresciuti un botto e la pelle, insieme ovviamente ai prodotti che sto utilizzando per le mie night and morning routine, la mia pelle si è idratata tantissimo, e nonostante voi state vedendo in questo momento questi brufoletti, ma semplicemente perché sono in preciclo, quindi ovviamente questo, e sempre per lo stesso motivo sto utilizzando anche gli shot di collagene. Questi sono al limone, si bevono tranquillamente in qualsiasi momento della giornata e appunto sono ottimi perché hanno degli ottimi valori e degli ottimi ingredienti. Come sempre vi lascio giù nel box informazioni il primo link che vi porta direttamente al sito di MyProtein, dove trovate tutte le offerte aggiornate, e con il mio codice ValeriFitness avete sempre lo sconto massimo applicabile appunto in quel momento in cui voi state facendo il vostro acquisto sul sito. Ricordatevi appunto che io sono ambassador di MyProtein da più di ormai 4 anni, mi ci trovo davvero benissimo ed è per questo che ve li consiglio sempre. A parte questo, niente, questo è quanto. Avete visto più o meno come mangio, tra l'altro ieri sera non vi ho fatto vedere la cena perché siamo andati al sushi, sono andata al sushi, non ho mangiato tantissimo, però insomma anche questo. Un consiglio che vi posso dare quando decidete di mettervi a dieta è quello di non stravolgere completamente le vostre abitudini, non passare da un'alimentazione normale ad un'alimentazione solo riso, pollo e aria, perché altrimenti questo, cioè, è il primo modo per mollare definitivamente la presa dopo una settimana. Quindi non perdete le vostre abitudini, anche se vi invitano al sushi andate, magari evitate di scofanarvi tutto il sushi con i camerieri compresi, ma ecco, non rinunciate anche ai momenti social, ai momenti sociali più che altro, perché sono molto importanti per tenere botta. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile, che voi abbiate preso qualche spunto in più per poter andare avanti magari con i vostri obiettivi, per poter chiarire anche alcuni dubbi magari sulla vostra dieta, sul vostro allenamento, comunque sul vostro percorso. Ricordatevi quindi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, perché quest'estate ci saranno un sacco di video super super fighi. Tra l'altro vi anticipo che partirò 12 giorni in camper sulle Dolomiti e faremo un sacco di challenge bellissime. Bellissimo, non vedo l'ora, e tanti anche video dalla Puglia. Quindi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivando la campanella per non perdere nessun video per le prossime settimane. Iscrivetevi anche su Instagram, lasciate like a questo video, perché se arriviamo a 10.000 like vi prometto un physique update al mese. Quindi un video al mese in cui vi faccio vedere il mio cambiamento fisico, le mie abitudini, cosa mangio, come mi alleno, e vi parlo un po' di questo mio percorso appunto nel mondo del fitness. Vi mando un grosso bacio, vi aspetto per il prossimo video e ci vediamo presto.